Con il 52% delle preferenze, Raffaele De Leonardis è il nuovo sindaco di Qualiano. Il candidato di Forza Italia, Fratelli d'Italia, un insieme di liste civiche, ha battuto il sindaco uscente Ludovico De Luca, che si è fermato al 47%. 600 voti lo scarto tra i due, ma appena iniziato lo spoglio, ieri alle 23, la situazione è apparsa immediatamente chiara. De Leonardis staccava in diverse sezioni il competitor di alcune decine di voti. L'affluenza è stata del 61%. In calo rispetto al primo turno, che era invece del 72. Al comitato immediata è scattata la festa, cori e un corteo lungo le vie della città con in testa il vincitore, che come primo atto ha detto intende risanare i conti del comune. Dopo la battaglia che c'è stata è un'emozione grandissima, l'ho condotta con la serenità più totale e questa è la testimonianza che Qualiano vuole di domare un paese normale, un paese bello. Al di là di tutto quello che è successo, dalle pallottole, dalle accuse, dai veleni, li libereremo. Qualiano ci sarà questo? Questo è il mio popolo, questa è la mia città. Sono più il peso delle responsabilità che mi aspettano rispetto a questa grande felicità. Grazie Qualiano, grazie. Cosa vuoi dire a Ludovico De Luca invece, al tuo competitor in questa battaglia elettorale? Solo un in bocca al lupo per il suo futuro politico. Qual è la prima cosa che farai? La prima cosa che farai? Mettere a posto i conti del comune e avere qualche serenità per questo paese, per farlo rendere più vivibile e passare un'estate serena e gioiosa come è stata questa campagna elettorale per noi. Presente anche il consigliere regionale Michele Schiano, che con una propria lista ha appoggiato De Leonardis in questa campagna elettorale. Diversi i cori dei simpatizzanti anche per Schiano. Qualiano dovrà diventare una città bellissima a misura d'uomo, una città che darà spazio ai disabili, darà spazio agli anziani. Dovrà dare spazio con un sindaco all'altezza che è Raffaele De Leonardis, che farà di Qualiano una città modello, una città a misura d'uomo e soprattutto una città che vuole essere normale, una città dove tutti la potranno vivere con serenità e senza più il padrone al comune. Il mio popolo con me ha voluto fortemente che Raffaele De Leonardis diventasse sindaco di questa città e soprattutto ha voluto fortemente... che Qualiano fosse governata da giovani preparati, capaci, che faranno la differenza. Poi tutti si sono recati al comune, dove è continuata la festa e il neo sindaco ha ringraziato i presenti. Il candidato sconfitto De Luca questa mattina ha fatto mea culpa sui social network. Digerita in parte la sconfitta, ha scritto un post dicendo che la sua coalizione sicuramente non è riuscita a spiegare la sua idea di amministrazione e descrivere le opere fatte. So che in questi 5 anni ho dato il meglio di me, come mi auguro riesca a fare il nuovo sindaco, a cui vanno i miei personali auguri, è il commento di Ludovico De Luca. Un po' di persone che hanno anche avuto modo di apprezzare.